Inizia nel migliore dei modi la stagione della Turris, con una vittoria di misura inflitta alla Virtus Francavilla per 1-0. Decisiva la rete di Luca Giannone, che con un tiro da fuori area regala i primi 3 punti stagionali alla squadra di Torre del Greco. Una prestazione convincente, caratterizzata da intensità e personalità sin dai primi minuti. Io penso che la Turris abbia imbattato una grande partita all'inizio, sapendo di incontrare una squadra importante, ma questa squadra importante, ragazzi, ha fatto 2 tiri in porta. Uno ha fatto un cross il primo tempo e al 95esimo siamo stati un po' ingenui perché pensavamo che era finita. Loro hanno avuto un'occasione, però penso che la Turris ha dimostrato di avere personalità, di avere gioco e di avere soprattutto grande intensità. Io penso che ho contato per almeno 5 palle. Anche il patron corallino Antonio Colantonio si ritiene soddisfatto della prova messa in campo dai padroni di casa. Ma meglio non poteva andare al di là del risultato, perché è una cosa importante la vittoria. Ma io ho visto una Turris ben messa in campo, una Turris che al primo tempo ha fatto divertire. Abbiamo avuto un sacco di occasioni, nel secondo tempo magari è chiaro che se avessimo la possibilità di fare 90 minuti sempre con la stessa intensità, saremo una squadra normale come tutti. Abbiamo dei momenti, però chiaramente proprio nel secondo tempo, quando ci sono stati dei momenti ancora più blandi del Francavilla, abbiamo avuto 4-5 azioni dove dovevamo raddoppiare. Se fosse arrivata la birra al 94esimo, 95esimo, adesso non lo ricordo bene, chiaramente la Turris non l'avrebbe meritata quella birra, perché questa è una vittoria che secondo me ci sta tutta e la Turris la merita tutta. Il sistema di gioco, che prevede l'uso del trequartista, sembra piacere al tecnico corallino, che per il momento preferisce dare continuità al modulo. Ma per adesso la squadra sta assorbendo abbastanza bene questo sistema. Da pensare che io avevo 35 anni, non ho mai fatto questo sistema di gioco. Però vedo che la squadra assorbe bene questo sistema e quindi è importante dare continuità a questo. Non ogni modo, non è importante. Sono importanti i principi e l'interpretazione dei giocatori. I giocatori la interpretano alla grande, quindi va bene. Prima vittoria stagionale portata a casa in uno stadio deserto, a causa delle normative anticontagio. Lo stesso Colantonio ha scritto una lettera al presidente della regione Vincenzo De Luca, nella quale chiede una riapertura seppur parziale degli stadi. Ma non era che non ho risposto da parte del presidente De Luca, quindi non c'è stato né un sì né un no. Dalla riunione che abbiamo fatto via Skype con gli altri presidenti, una riunione di Lega, il presidente Chirelli mi sembra che abbia detto che forse ci sarà una parziale di apertura. Io dico che allo stato attuale nessuno può dire nulla, perché se non si vede la situazione sanitaria non possiamo noi società spingere. Ci deve essere chiaramente un modo di fare equo per tutti, però non dovremmo essere noi a spingere lo stadio aperto per avere poi delle negatività in maniera comune. Nel corso della conferenza stampa post gara è intervenuto anche il direttore Rosario Primicile, che si ritiene soddisfatto della rosa a disposizione, lasciando comunque aperta la porta ad un possibile colpo last minute. Oggi la Turris ha dimostrato che abbiamo una rosa comunque competitiva, perché se tu vedi anche nei nostri campi sono entrati giocatori come Lorenzini, come Dadart, Pandolfi, lo stesso Daspone, lo stesso Draghi, c'era ancora Sanpovetico, quindi non è che non dimenticavamo che oggi c'era Longo, Alba, D'Alessandro, out, quindi non dimentichiamo che comunque in rosa abbiamo dei ragazzi validi e dobbiamo anche sfruttare quello che abbiamo. Di certo che se dovessimo evitare l'occasione dell'ultimo minuto è più, diciamo, è qualcosa di più. Se dovesse arrivare che ci dà una mano, beh, altrimenti la Turris ci è forte così.